Appassionati di motori di Formula 1, buonasera, sono Senix e vi do il benvenuto in questo nuovo video di Formula 1 2020. Allora, abbiamo tantissime cose da fare, come abbiamo visto nell'ultimo Gran Premio, non è andato benissimo a causa dell'usura dei nostri componenti, specialmente per quanto riguarda il cambio che andremo per l'appunto a cambiare in questo episodio. Dunque, se becco il tasto giusto, dunque abbiamo 2 giorni prima del weekend di gara, 5 e 6. Io andrei a fare, ragazzi, un bel programma team building motore propulsore. Andiamo a spendere un po' di denaro, comunque abbiamo 3 milioni. Ma sì, famo il motore propulsore, ma che ce frega. Poi, per quanto riguarda invece questo albero RS, l'abbiamo già visto. Allora. Motore a combustione interna. Possiamo andare ad utilizzare il secondo pezzo disponibile che abbiamo. Perché è già bello che è usurato, come vedete. Quindi andrei ad utilizzare il secondo, ragazzi. Mentre per il resto io andrei a lasciare tutto. Com'è? Sembra tutto ancora fattibile, quindi dobbiamo ovviamente gestirci tutti questi componenti nella lunghezza di tutto il campionato che dura ben 22 gare, come ben sapete, quindi questo lo teniamo così. Il cambio, purtroppo, a mio malgrado, dobbiamo andarlo a sostituire. Andiamo a prenderci la penalità, raga, che devo fare? Andiamo a prenderci la penalità perché, come abbiamo visto, è impossibile, quindi montare un nuovo cambio prima di aver completato 6.20 o comportare una penalità grid drop. La penalità sarà inflitta quando avete lasciato il box. Vabbè, che devo fare? Vabbè, quindi lo andiamo a cambiare. Spero che l'abbia cambiato. L'ha cambiato, sì? Spero. Il 0%, sì. Spero che l'abbia montato, ragazzi. Non lo so. Dunque, vabbè, intanto avanziamo. Vai al weekend di gara, assegnazione gomme. Sì, vai al weekend di gara, per favore. Allora, eccoci qua. Dunque. Mamma mia, le pioggia. No, no, te prego. Però la gara dovrebbe essere almeno soleggiata. Vabbè, la pioggia nella prova libera. Stiga, stiga, grandi stiga. Va bene, ragazzi. Allora, come sempre, come da nostra grande tradizione, io, come sempre, appunto, come da tradizione, io sbaglio tasto. Ci andiamo a fare le prove libere e poi andremo con le qualifiche una volta finite. Dai, ci vediamo direttamente alle qualifiche. Vediamo, vi farò sapere anche le mie impressioni su questo circuito. A tra pochissimo. Prove libere effettuate, ragazzi. Un bel circuito tostarello. Tostarello, vediamo i messaggi. Circuito di Barcellona, Catalogna. Dato che abbiamo provato spesso questo circuito. Insomma, lo conoscerà a mia memoria. Ma sarebbe negligente da parte mia ricordare delle curve 7 e 9. La potrei andare in testa qua da partire dalla curva 7. Sì, l'ho notato effettivamente, ragazzi. Io spero, tra l'altro, in generale, che non dovremmo mai affrontare una gara sul bagnato, perché le prove libere le ho fatte sul bagnato ed è un macello, signori, un macello di aderenza. Dunque, come sempre, sbaglio tasto. Va bene, ragazzi, allora. Le prove libere le abbiamo fatte. Chiamiamo in soccorso la nostra seconda telecamera più i guanti. E siamo pronti per affrontare anche le qualifiche, signori Katsukatsu. Se ce la faccio, ovviamente ce la faccio. Sì, dai, ci vediamo alle qualifiche. Vogliamo vendicare il deludente risultato in Olanda. Vediamo che succede. Abbiamo un cambio nuovo, però, eh. Dovremmo esserci. Posizione numero, non credo che siano andati malissimo, quattordicesimi, perfetto. Ora non so la penalità esattamente, se è già applicata la penalità o no.
Ho questo dubbio, ragazzi. Quindi rivediamo i primi tre: Hamilton, Bottas e Max. Siamo sempre 14esimi qua, però non mi dà. Vi ricordo che ci aspettano tante altre. Mazza, poi Mick Schumacher ultimo, Magnussen dietro di 19esimo. Va bene, avanziamo intanto. Buone qualifiche, a prescindere. Probabilmente potremmo partire, non lo so, 19esimi. Non so quanto sia la penalità, ragazzi, per aver usato il nuovo cambio. Ehi, ciao bambola. Le mie impressioni sono positive. Sì, andrai così forte anche in gara. Dunque, vedete la macchina fantastica. Continuiamo così in gara, ma sì. Il tuo reparto della Lyson è accorgerà. Dai, è bravo del reparto. No, va bene, abbastanza bene. Se la macchina non si usura troppo in fretta, si. Esatto. E il problema è l'usura della macchina che si usura troppo in fretta. Ecco, reparto resistenza, lavorate per favore. Ottimo, ed è tutto. Ciao, ciao bambola, grazie. Ci vediamo a fine gara. Dai, mi raccomando, sempre al solito posto. Allora, vediamo un po' con la rivalità. Siamo in vantaggio perché Magnussen era 19esimo, giù di lì, se non sbaglio. La nostra fama sta aumentando. Certo, Mick Schumacher è un po' una pippa, c'è da dire questo. Non sta andando benissimo, è sempre ultimo. Peggio della Tifi, che voglio dire, ce ne vuole per essere peggio della Tifi, quel povero disgraziato della Tifi. Vabbè, intanto vediamo un po' la strategia e quali altre fantastiche emozioni andremo a vivere nel GP di Catalogna, Barcellona, Spagna. Allora, va bene, qua carica all'infinito, ragazzi, un po' di Formula 1 dentro un gioco di caricamenti, perfetto. Purtroppo abbiamo ricevuto alcune penalità. Sì, lo sappiamo, lo sappiamo. Va bene, ne eravamo consapevoli. Cosa capiterà agli altri piloti? Va bene, lo sapevamo, ne eravamo consapevoli delle penalità che ci attendevano. Il pre-gara, ok. Beh, dato che abbiamo provato spesso questo, ma non è vero, non l'abbiamo provato mai in realtà. Ciaolino, abbiamo usato 7 camicie per mesi in fabbrica, per non parlare di questo fine settimana. Oggi però è l'unico giorno che conta, non sprechiamo tutti questi sforzi. Cerchiamo di confezionare un'altra gara da ricordare. Sì, grazie, grazie Alex, come sempre sei molto gentile. L'anteprima del weekend, l'importante è che c'è il sole, ragazzi, basta che non piove perché... Ho fatto le prove libere sulla pioggia ed è impressionante. Va bene, allora andiamo avanti, siamo pronti. Cerchiamo di non sbagliare tasto come sempre. Il Gran Premio di Spagna è un appuntamento fisso per la Formula 1 ormai da 30 anni ed è per una buona ragione. Ricordiamoci del dominio assoluto di Michael Schumacher durante grande il Michael. 96 sotto una pioggia scrosciante. Beh, ci sono 26 gradi, quindi non credo che la pioggia possa essere un problema. Ecco il circuito di Catalogna, una pista da 4 km 650 metri che richiede una deportanza efficace e coraggio da parte del pilota, specialmente lungo la curva verso destra numero 9, percorsa la curva esatto. Velocità. Quella, ragazzi, pazzesca. Va bene, ok, la pista è bella. Vediamo invece a che posizione ci hanno messo, visto che la squalifica. Proseguendo lungo la griglia, quindi le Ferrari sono terza e quarta, mentre Mercedes al solito primo e secondo, ok. E Sainz, Perez, Ricciardo, Stroll ed Esteban Ocon, Kiat, Norris, Max Verstappen ha preso una penalità in griglia di partenza e Raikkonen, Giovinazzi, ultimi proprio. Romain Grosjean, perfetto. E Kevin Magnussen. Ah no, 19esimi, 5 posizioni di penalità. Va benissimo, adesso comunque ragazzi non potevamo più correre con quel cambio. Vabbè, ciao Alex, per favore non cominciamo Alex, che già sono nervoso, non cominciamo. Oh, abbiamo 16. Ma state zitto, lo decido io dove. Guarda questo, grazie, grazie veramente. Allora, andiamo di 2 giri e mezzo. La strategia selezionata, la prima, mi sembra più fattibile, va bene. Andremo a perdere molta aderenza intorno al 14esimo giro. Ma vabbè, ma quali sono i problemi? Allora, il cambio l'abbiamo cambiato, l'abbiamo sostituito. E quindi io direi che a questo punto, ragazzi, ci siamo. E che Dio, come sempre, ce la mandi buona. Andiamo. Ragazzi, mi raccomando un bel like, una condivisione, un'iscrizione al canale. Siamo pronti a partire in Spagna, a vivere tutte le emozioni del caso, che saranno tantissime. Passiamo all'esterno qua, da Grosjean, Giovinazzi. Superiamo pure Raikkonen, quasi. Qua c'è un tappo clamoroso. Ecco, passiamo, troviamo il pertugio. Ah, vabbè. 14esimo, non è male. Aiuto, mamma mia, qua che sorpasso. No, ho sbagliato, scusi, lo so. Ancora, andiamo all'erbetta, ma superiamo.
con aggressività. Bellissimo, vogliamo la top 10. Lo so amico mio, ci provo, ci sto a provare. Qua troppo lunghi però. Tutto legit, ok. Vabbè, un avvertimento, va bene. Ok, tutto legit. Perfetto. No, e questa ragazzi è una pista dove il testa coda sarà probabilissimo purtroppo. Sì, molto probabile. Abbiamo Con davanti, dietro Lando Norris, perfetto. Ah. No, no, no. Vedi, vedi, vedi come si... Ok. Perfetto, addio Kimi. Addio Kimi. Ok, il problema è che ragazzi... Perché c'è la bandiera gialla? Vabbè. Non me ne ero neanche accorto, guardi maestro, ti dico la verità. Oh, grazie, addio Verstappen, perfetto. E siamo due. Però ragazzi, se ritirano tutti, riusciamo ad arrivare pure i primi, eh. E là è pericolosissimo quella curva. Pericolosissimo, raga. Il problema è che non abbiamo neanche il DRS, sì che per ora ecco, è appena abilitato ma non ci arriviamo, siamo molto più di un secondo, sì, di un secondo. Molto aggressiva la guida, bella questa, va bene. Bene, va bene, va bene. Cerchiamo di recuperare un minimo. Con. Abbiamo raggiunto un livello preoccupante di usura nell'unità di combustione interna. Proviamo a ridurre i giri del motore. Senti, te devi stare zitto. E poi scala più avanti. Dobbiamo cambiare pure il motore, d'accordo, la combustione interna o chi che sia. Dobbiamo cambiare tutta la macchina, va. Siamo d'accordo. Gira. Ok. Ottimo qua. Bene qui. Ottimo qua. Attenzione, ok. Il motore gira a potenza ridotta, ci risulta molto deteriorato. Maria Benedetta! Non riesco proprio dietro. Una volta il motore e poi il cambio. Se troviamo uno, se ne arriva un altro. E poi avevo anche il distacco dalla vettura che ti precede è 4,8 secondi. Sono tanti. Avevo anche controllato e non mi dicevo niente rispetto ai vari pezzi, che era tutto a posto più o meno. Vabbè. Lo cambieremo il prossimo Gran Premio, va bene. Comunque non stiamo andando male, eh. Anzi, abbastanza fluidi, diciamo, fluidi. Vediamo anche le macchine all'orizzonte, perfetto. Ottimo. Perfetto anche qua, più o meno. È anche vero che ragazzi, credetemi, è un gioco
specialmente se lo volete affrontare con il volante, dove serve tantissima pratica, tanta pratica. Abbiamo registrato il nostro miglior tempo nel settore 3. Davanti proprio irraggiungibile ormai, assolutamente irraggiungibile, ragazzi. Non vedo l'ora di riuscire ad avere una macchina abbastanza performante, sì, che ragazzi, con l'avanzare della macchina avanzerà ovviamente anche il livello di difficoltà, eh. Questo lo dico subito. Ok, bene, intanto non riusciamo ad andare né avanti né indietro, nel senso che teniamo a distanza Norris, ma lo stesso non riusciamo a rosicchiare nessun secondo ad Ocon, quindi siamo bloccati in questa posizione. Ok, undicesimo, peccato, perché sarei voluto arrivare in top 10 veramente. Vediamo adesso nei box cosa succede. Magari riusciamo a guadagnare qualcosa. Nessun problema alle gomme, continua a mantenerle così. Grazie, almeno una cosa di buono c'è. E adesso abbiamo Kiat adesso dietro. Ok, il distacco è 7,1 secondi. Proprio ci ha fumato di brutto. Se n'è andato proprio. Imprendibile. No, lunghissimo qua, ragazzi. Mannaggia a me, mannaggia al solito mio. Era troppo bello per essere vero. Andiamo ai box, va. Ah, peccato, porca miseria, porca. Peccato veramente, raga. Ai. Vediamo adesso quanto perdiamo. Mazza, poi sti box sono un chilometro lunghi. È veloci, porca miseria, per cambiare due gomme. Vai. Siamo 17esimi adesso. Dai, Ok. Allora, situazione. Aspetta, facciamo questa curva un attimo. Dunque, situazione attuale, siamo 17esimi. Beh, dobbiamo aspettare di arrivare al pit per superare gli altri. Per vedere un po' la situazione definitiva, quale sarà. Ok, Mick è rientrato in box intanto, ok. Dai. Dodicesimi, abbiamo Kiat che ci ha superato, mannaggia. Ecco lo scontro adesso. Oh, contro Kiat. Attenzione,
Vogliamo l'undicesima posizione adesso. Vogliamo la nostra posizione, perché era nostra. Chi atterrà un chilometro dietro. Però siccome i nostri meccanici sono molto furbi, come sempre, se la siamo fatta fregare. Fiat, può venire un attimo? La vettura davanti a te è rientrata per un cambio gomme, ha montato gomme medie. Ok, non ti preoccupare. Dai il DRS però. Abbiamo il DRS che ci può aiutare adesso in questa situazione finalmente. Ogni tanto lo possiamo sfruttare per noi. E non solo gli altri. Qua è difficilissimo, raga, quella curva. Se n'è andato. Neanche il DRS possiamo attaccare. No, porca paletta. Dai, 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 niente. È troppo difficile, ragazzi, sono troppo potente, c'è poco da fare. Distacco dall'auto davanti, 1,8 secondi. Ma non c'è, perché non giro più, scusate? Niente. Non giro più. Ha deciso di non girare più. Ha deciso autonomamente di non girare più. Ci riproviamo. Ok. Però perdiamo troppo, raga, perdiamo troppo. Dobbiamo migliorare alla svelta se vogliamo anche dare un po' più di spettacolarità alle gare. Perché, raga, una volta che sono davanti riuscirli a prendere è impossibile. Anche per i miei errori, assolutamente, ragazzi. Non voglio dare la colpa esclusivamente all'auto, lungi da me. Però ovviamente se avessimo... te pareva se non prendo il paletto. Se avessimo una vettura più performante riusciremmo anche a sopperire un po' e a mascherare gli errori che faccio io durante la guida. Però vabbè, è giusto così, è giusto così. È la nostra gavetta, dobbiamo aspettare, dobbiamo avere pazienza. Anzi, mi aspettavo molto peggio, sinceramente, perché in Formula 1 2019 avevamo un livello di difficoltà 20 e avevamo già difficoltà, ragazzi, se vi ricordate, per chi ha seguito quel poco di serie che abbiamo fatto, avevamo già grandi grandi difficoltà. Qua siamo a livello 60 e comunque ce la stiamo giocando, stiamo alternando buone prestazioni a gare un po' più complicate, anche comunque dovute all'usura adesso dei componenti che non ci stanno permettendo di correre al massimo delle nostre potenzialità. Perché come avete sentito c'è l'usura qua, l'usura di là. E purtroppo magari il prossimo Gran Premio vorrei provare a correre con componenti un po' mixati. Però magari qualche componente un po' più nuovo. Ah, qua lunghi di nuovo, siamo andati, va bene. Questa è una curva maledetta. L'importante è arrivare 14esimi per il secondo sponsor e avanti a Magnussen per quanto riguarda la rivalità. Gasly ci prova. Attenzione, Gasly ci sta provando al nostro esterno. E passa, riesce a passare. Sì, e anche Gasly, ragazzi, ce la fa. 13esimi. E poi sono imprendibili, sono imprendibili. Una volta che passano non riusciamo più a prendere. Vediamo se sarà lo stesso con Gasly. Riusciremo a fare un po' meglio.
Bottas è il giro più veloce il suo. Abbiamo il DRS però. Abbiamo il DRS. Fallisce il primo attacco, ma ci avviciniamo tantissimo. Oh, sfruttiamo la scia. Ecco, andiamo lunghi ancora. Dai, 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 dai. Dai, 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 che siamo sempre dentro il DRS. Pronti, 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 via. Pronti, siamo dietro in scia. Però vedete, anche col DRS, ragazzi, non ci riusciamo a avvicinare minimamente. L'unica cosa possiamo approfittare qua, sulla staccata, ma è difficile. C'è proprio un problema di potenza, secondo me. A prescindere, come dicevo, dalle abilità di pilota. Come vedete, non riusciamo proprio neanche col DRS a poter impensierire Gasly. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Comunque, 13esimi anche dovesse essere, non è. Non è male, ragazzi, non è male. Lo sponsor è contento, io sono contento, i soldi ci entrano, quindi va benissimo. Vai col DRS ancora, anche se non credo riusciremo a sfruttarlo al massimo. Però ancora una volta, guardate come ci avviciniamo, raga. Guardate quanto nel misto riusciamo comunque a recuperare parecchio. Potevamo attaccare qua, non c'era lo spazio, mannaggia. Mi sono distratto, porco miseria. Mi prenderei a pizza, mi prenderei, mannaggia a me. Poi facevo ste stronzate, giustamente, quello se no. DRS, non ci siamo. No, no, siamo più di un secondo. Sì, lo so. Che poi manco te sento, parli troppo piano come sempre, mannaggia a te e alla Codemaster. Perfetto. Il distacco dalla vettura che ti precede è 1,8 secondi. Ah, mi è saltato il dito. Allora, dobbiamo toglierci questo vizio di guardare dietro, ragazzi. Ok. Pensiamo solo a chi è davanti e non dietro. Oppure guardiamo dietro solo nei rettilinei, no, quando c'è la curva, maledetto io. Che Zeus mi fulmini. Sempre più lontano Gasly. Abbiamo Raikkonen dietro che si fa sempre più vicino. Siamo tra due fuochi, tra incudine e martello. Il turbo compressore agli sgoccioli, cerca di tenere il chilometraggio al minimo. Cioè, ma poi come faccio a tenere i giri del motore al minimo? Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Perfetto, ci basta. Sufficiente, amico mio. Ci basta. Vicinissimo qua Raikkonen. Vicinissimo Raikkonen. Gasly, abbiamo rosicchiato qualcosa però Gasly. Abbiamo fatto il nostro miglior giro, mi sa, perché siamo verdi in tutti i settori.
Comunque sto in generale soddisfatto, ragazzi, perché se prima facevamo abuso del flashback almeno 4-5 volte a pista, adesso come avete visto forse abbiamo usato due volte in questo episodio, finora perlomeno. Quindi stiamo comunque effettivamente migliorando gradualmente. Aspettiamo adesso di migliorare la macchina e tutto dovrebbe essere più facile. Cerchiamo di difendere almeno questa posizione, porca miseria, porca. Ok, stiamo raggiungendo un punto pericoloso con l'usura di MGUH. Il surriscaldamento del motore peggiorerà il problema, quindi mantieni la temperatura sotto controllo. E come faccio? Che c'ho il termometro? Cioè, mi dovresti dare una soluzione, oltre il problema, no? Sei il meccanico, sei il capo dei capi, dimmi. Ok, il distacco è 2,4. C'è questo problema, cerca di fare così, così, così. Invece di dirmi solo problemi, problemi, dammi anche le soluzioni ogni tanto, maledizione a te, Alex. Ah, un po' di ghiaietta. Questa Raikkonen l'ha sentita, sì. Questa l'ha sentita Raikkonen. Infatti dietro di noi ha uno sputo. Però lo sento, raga, proprio non so come spiegarvelo, proprio sento che la macchina arranca. Allora, ancora stiamo migliorando però, nei primi due settori stiamo andando abbastanza bene. Ecco, Raikkonen ne approfitta. Lo tocchiamo. Quattordicesimo no, ragazzi, massimo quattordicesimo, perché non voglio perdere la posizione che è quella dove lo sponsor il minimo che ci va a pagare. Intanto arriva Bottas. Sentiamo l'attacco, no? Niente. Vediamo se ce la facciamo a prenderlo, Raikkonen. Vai col DRS. Cioè, sto DRS... Oh, a noi non ci funziona. Vai, vai, vai all'interno, proviamo l'attacco, ce la facciamo, grande qua sorpasso, tutto legit, come mi sa, tutto legit. Tutto legit, commissario. Almeno una piccola emozione ce la siamo presa. Una piccola emozione ce la siamo presa, commissario. Mazza, è proprio attaccato al culo, questo nel dritto ci fa... Nel dritto no, non ci arriva. Oh, ok, bella, un bel gran premio, molto lineare, nulla di che, però tredicesimi è stato comunque un ottimo risultato. Partivamo diciannovesimi, se non sbaglio, sì. Lino Baratto, grande campione, pilota del giorno. Dai, un bel risultato, abbiamo recuperato 5 posizioni. Fossimo partiti senza penalità, sicuramente saremmo arrivati, credo, nella top 10. Però dai, non male, non male, ragazzi. Stiamo andando bene, nel prossimo Gran Premio andremo a cambiare altri componenti per avere una potenza maggiore, perché si sente proprio che la macchina non ce la fa più. Non ce la fa più, siamo arrivati al limite. Andiamo avanti. Scommetto che i ragazzi della Mercedes si Bottas, Hamilton e Vettel sul podio. Grandi. Ok, ragazzi, ok, fatemi sapere la vostra, ovviamente, nei commenti cosa ne pensate.
vediamo le rivalità. Dunque, tredicesimo Lino, mentre Magnussen, Verstappen si è ritirato, Latifi sempre ultimo. Schumacher almeno diciassettesimo, Magnussen quindicesimo. E il professore, in onore della casa di carta, grande, dai, siamo noi. Ok, quindi abbiamo guadagnato e rosicchiato altri punti per quanto riguarda le rivalità. Attenzione, ciao tesoro, non vedevo l'ora di rivederti. Sì, grande soddisfazione, piccola. Ma ho spinto più che potevo, diciamo. Sì, questo lo possiamo dire, brava. Forse dovrebbero aspettarsi tutti i problemi non stanno molto alti. La F1 è uno sport di squadra, ci impegniamo tutti al massimo, dai. Elogiamo un po' tutto il team. Sembravano autoscontri, no? Sì, vabbè, ma questo però mi dice tutte le stesse cose in intervista. Sembrava un circo con tutti i capigliari, ero solo bottarelle amichevoli. Sì, bottarelle amichevoli, dai, ma siamo tutti amici, che ce frega, tutti i colleghi. Ti ringrazio. No, grazie a te, ciao tesoro, ciao. Allora, 20-17 a livello di rivalità con Magnussen, quindi siamo abbondantemente avanti. La fama della scuderia scende, anzi sale al 18%, 10 Schumacher, 8% noi, quindi andiamo abbastanza bene. 138.000 dollari arrivano dal secondo sponsor vacanziero, perché siamo arrivati entro i 14, benissimo, per un totale di ben 3.710.000 dollari per quanto riguarda le nostre casse di scuderia. Allora, siamo pronti già quasi per il settimo round. Voglio un attimo vedere le attività settimanali, se possiamo fare qualcosa. E poi il prossimo episodio, ragazzi, andremo a vedere un po' di cambiare i vari componenti. Voglio vedere un po' se prima ci possiamo cambiare qualcosa o meno. Arrivano dei pezzi finalmente. Alleluia, alleluia. Dunque, F8, attività. Ecco, abbiamo dal 12 al 19, 7 giorni. Anzi no, in realtà sono 8, vabbè. Allora, partecipa all'evento F1 Esports. Sollevamento pesi, programma... Ecco, tipo il sollevamento pesi, no? Un po' più di ritmo. Ah, per il secondo pilota questo è. Vabbè, sì, famo un po' Schumacher, dai, che è una pippa immonda, poverino. Poi quindi abbiamo altri 6 giorni che io andrei a fare un po' di moto propulsore, aggiornamenti attrezzature, benissimo. E qua invece l'unico che possiamo mettere per sfruttare tutti i giorni è riunione reparto aerodinamica. Però come vedete tutti gli altri ci andiamo a perdere poi però nel... come morale del reparto però. Ok, morale del reparto, d'accordo. Allora aspettate un attimo, a livello di F6... Direi di no. Il morale è normale comunque per tutte le varie strutture, quindi direi di non rovinarlo con le nostre cavolate. Quindi andrei a fare, abbiamo altri 3 giorni, andrei a mettere questo. Sì, diciamo che resta un giorno off. E questo così, ok. Va bene ragazzi, allora per quanto riguarda, però aspetta, dobbiamo avanzare, se no questo non mi salva. Uno o più componenti sono usurati, lo sappiamo, facciamo un attimo avanzare il tempo e ci possiamo salutare. Prima di salutarci ragazzi, velocissimi, andiamo qui nella ricerca e sviluppo. Abbiamo 1171 punti da poter utilizzare, quindi andiamo subito qua. Probabilità di questo 40%, questa è la resistenza ragazzi, che è quello che voglio migliorare maggiormente adesso. Come vedete siamo il peggior team della Parco F1, quindi concentriamoci sulla resistenza ora. Ok, questo è acquistato. Andiamo con resistenza Ice One, non so se si legge così, ma va bene lo stesso. Costa 5,50, sviluppo normalmente, probabilità di guasto del 40%. Abbiamo altri 6,21, possiamo fare qualcos'altro? Dunque, non disponibile, possiamo fare questo. Resistenza MGU H1. Perfetto, sviluppa normalmente. Dai, consegna prevista martedì 9 giugno. Ok ragazzi, dunque, come detto, fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti. Lasciate un bel like, una condivisione, un'iscrizione per farmi vedere tutto il vostro supporto. Io vi ringrazio per aver visto il video fino a questo momento. Noi ci vediamo prossimamente con dei nuovi fantastici gameplay. Ciao.